Ciao ragazzi, io sono ZW Jackson e bentornati sul canale YouTube di Star Casino Sport. Quest'oggi siamo con la Rebuilding, con l'Inter. Allora, è una squadra che comunque ha veramente poco da sistemare, perché secondo me le uniche cose da sistemare, ragazzi, sono le due ali, quindi Asamoah e Candreva. Sì, abbiamo Sanchez e Moses, oltre a Young, in panchina, però secondo me non sono perfetti, non sono perfetti. Mentre invece Barella, qualcuno di voi potrà dire, ma io lo venderei, invece no, perché cresce tanto e soprattutto l'Inter ha un giocatore che aveva dato in prestito che noi possiamo richiamare tranquillamente. Quindi secondo me, ragazzi, basterebbe sistemare l'esterno destro e l'esterno sinistro, anche perché Lautaro Martinez, 21 anni, 84, è un fenomeno, veramente un fenomeno. E poi Luca Cone, che comunque, insomma, la coppia Lautaro-Lukaku da Juventino è proprio bella da vedere. E quindi non voglio arrivare io a rovinare tutto quanto. Allora, vi faccio vedere subito che vado a mettere comunque nella lista trasferimenti, come vi ho fatto vedere prima, Asamoah, che lo metto nella lista trasferimenti, e poi metto nella lista trasferimenti dall'altra parte anche Candreva. Però starete vedendo che l'Inter ha veramente tanti giocatori mandati in prestito. Un giocatore che è in prestito e che costa davvero tanto, che costa più di 50 milioni, è proprio lui, è proprio Icardi, che io, ragazzi, me lo richiamo, pago 1,5 milioni e lo metto nella lista trasferimenti, perché comunque non c'è spazio per lui, non c'è proprio spazio. Altro giocatore che voglio richiamare dal prestito, perché comunque ha 84 di overall, è Rajan Angolan, che molto probabilmente prenderà il posto di Barella, perché comunque ha 4 overall in più, quindi richiamiamo dal prestito anche Raja, Angolan. Voglio richiamare dal prestito anche Perisic. Non penso che Perisic possa diventare titolare nella mia squadra, perché voglio comprare qualcuno di un pochino più forte, però come sostituto va più che bene Perisic. A parer mio è perfetto, anzi un 83 è anche troppo. Stessa cosa Politano, lo richiamo dal prestito, pago un po' di più perché comunque lui è ancora molto giovane, ha 82 di overall, che non è male, è un esterno destro soprattutto, ma la cosa importante è che lo togliamo al Napoli, quindi una squadra che potrebbe competere per il titolo. Allora, noi abbiamo già di nostro quasi 50 milioni, ma andando a sistemare il budget diventano praticamente 64 milioni, e vi faccio vedere i giocatori che vorrei comprare io. Sono questi, e sono Pizzi, Gnabry come esterno destro. Gnabry tra l'altro ha una clausola di 82 milioni, Pizzi è l'alternativa un pochino più economica, ma Gnabry ha 23 anni, con lo stesso overall, e quindi potrebbe diventare anche un 87-88, e come esterno sinistro è un Minson, perfetto, il giocatore che vogliamo, 87 di overall fissi, ha 26 anni, quindi non decresce neanche, lo vogliamo, lo proveremo a comprare in tutti i modi. Inoltre, io ho messo Modric perché nel caso il Real Madrid mi dovesse accettare Nainggolan più soldi, ci portiamo Modric almeno su FIFA nell'Inter. Dato che nella vita reale l'anno scorso se ne è parlato tanto e poi non è arrivato, almeno su FIFA proviamo a prenderlo. Prima di fare tutto ciò però dobbiamo vendere giocatori, quindi io avanzo e poi vi faccio vedere. Allora, subito una bella offerta per Antonio Candreva. Proviamo a farci dare 15 milioni dal Manchester United, più che ottimi. Loro però non alzano e quindi facciamo 13 milioni, dai, dai, accettate. Vabbè, 11 milioni e 6, va bene. Offerta del Liverpool per Mauro Icardi. Deleghiamo, deleghiamo, perché magari possono anche arrivare a 80 milioni. Io per meno di 70 milioni non lo voglio vendere. Offerta del West Ham per Vesino, magari io per 25 milioni ce lo porto in bici. E deleghiamo anche Asamoah, che comunque avevamo messo noi sul mercato. Vesino invece no. Il Liverpool ha ritenuto la somma troppo alta, dobbiamo aspettare per Icardi. Nemmeno sul gioco riusciamo a venderlo. Madonna mia, è una maledizione questi Icardi. Offerta del Tottenham, vabbè, proviamoci di nuovo. Nemmeno il Tottenham, nemmeno il Tottenham. Ma su Icardi è invendibile, non riusciamo a venderlo. Altra offerta, questa volta dal Valencia, 72 milioni, trattiamo, ci tratto io personalmente, già potrei accettare i 72 milioni, però proviamo ad arrivare magari a 80,
Non lo so, chiedo. Dai, 77 milioni e 8, non vi ritirate almeno voi. Oh, grandissimi, al Valencia, dai. Perfetto, perfetto, Icardi venduto. Abbiamo venduto chi di dovere, abbiamo 170 milioni, proviamo a fare adesso noi gli acquisti. Allora, io voglio provare subito lo scambio Nainggolan-Modric. Secondo me Nainggolan più 30 milioni e Modric ce lo portiamo a casa. Mo proviamoci. Proviamo, proviamo, dai. Vediamo un po'. Mi chiedono così poco? Davvero? Ragazzi, guardate che è un super affare. Modric, ovvio, decresce. Però è comunque un 89 all'inizio. Nainggolan, che è un giocatore che è arrivato dal prestito, quindi non ci è costato nulla. Più 11 milioni e ci portiamo a casa Luka Modric. Secondo me, poi non so, ditemi voi nei commenti, secondo me è tanta roba. Si abbassa anche lo stipendio. Benvenuto Luka! E quindi adesso abbiamo quasi 200 milioni per Son e Gnabry. Proviamo a comprare Gnabry all'inizio, magari offriamogli una settantina di milioni. Effettivamente ti potrei offrire anche Politano, ora che ci penso, perché tanto lo teniamo in panchina, è un po' sprecato. Facciamo così, dai. Politano più 70 milioni, però mi sembra molto eccessivo. Mi sembra molto eccessivo. Politano comunque vale dei soldi. Io ti posso offrire 40 milioni più Politano. Se no veramente ci vado a perdere. 53 milioni più Politano già mi sembra interessante. Facciamo così, facciamo. Facciamo 48 milioni più Politano per Gnabry e accettano. Così sì che mi va bene. Politano, ragazzi, lo tenevamo in panchina e mi sembrava un pochino sprecato. Abbiamo comunque Ashley Young come esterno destro. Va più che bene come panchinaro. Poi Gnabry comunque cresce davvero tanto. E soprattutto, cioè, lo togliamo al Bayern Monaco, che può essere una rivale in Europa. Anche lui si abbassa lo stipendio. Benvenuto Gnabry. E adesso abbiamo circa 100 milioni per Sonaldo. Non saprei che altro giocatore offrire, magari della mia rosa. Adesso vediamo. Se no vado proprio con i cash secchi. Ma infatti secondo me possiamo anche andare con i cash, perché comunque provo a offrire 70 milioni. Vediamo un po' cosa ci dice il Tottenham. 93 milioni. Ragazzi, io i soldi li ho. Non devo fare più nessun acquisto. Secondo me la squadra è perfetta. Accettiamo 93 milioni per Heung-min Son. E sono riuscito a fare tutti e tre gli acquisti dopo tutte le vendite che mi ero programmato. Quindi fino adesso questa rebuilding sta filando liscia come l'olio. Lui accetta, benvenuto anche a Sonaldo. Questa è la squadra, guardate che bella. Il giocatore più scarso è Brozovic, 83. Gnabry, Lukaku, Lautaro, Son, Eriksen, appunto Brozovic, Modric, Godin, De Vrij, Skriniar, Handanovic. E poi in panchina comunque abbiamo Sanchez, Barella. Magari ecco un attaccante dovevamo prendere, però vabbè, abbiamo Esposito. Altrimenti fatemi vedere, possiamo richiamare dal prestito qualcuno secondo me. Esatto, esatto, richiamiamo dal prestito anche Pinamonti. Quindi un altro attaccante per noi. Richiamiamo dal prestito anche Caramò. Ragazzi, squadrone interessantissimo. Simulo tutto. Vediamo quanto facciamo e ci vediamo come sempre alla fine. Ci siamo ragazzi? Vediamo un po'. Siamo arrivati alla fine di giugno. Il campionato. Ok. Ok FIFA. Ok FIFA. 107 punti da Juve, va bene. Modric 87, non è decresciuto troppo. Gnabry 86. No, raga, guardate, cioè, guardate che bella squadra, oh. Guardate che bella squadra. Lautaro 87. Mannaggia, cresce un sacco. Cresce veramente un sacco. Chi è che se n'è andato via? No, nessuno, sono sempre gli stessi. E allora, cosa è successo in campionato? Il capocannoniere? Vabbè, Ronaldo. Ronaldo e Dybala in due hanno fatto 50 gol. Lautaro 21. Vabbè, vediamo magari in Coppa Italia, in Champions. Vediamo in Coppa Nazionale. La Lazio contro il Torino. Ok, Torino. Vediamo in Champions. Ha vinto il Liverpool. Ha fatto bene a non comprarsi Icardi. E noi dove siamo usciti? Siamo usciti contro il Paris Saint-Germain. Raga, poteva andare meglio. Poteva andare meglio. Eppure mi sembrava di aver fatto una bellissima squadra. Cioè, è una bellissima squadra. È veramente una bellissima squadra. Mi sembrava solamente di, non lo so, secondo me ho sbagliato a non comprare un attaccante per il turnover. Però Pinamonti comunque mi è cresciuto di 3. 73 di overall. Alla fine la coppia Lukaku-Lautaro, cioè, ha degli overall importanti. Poi abbiamo sistemato anche gli esterni. Non lo so cosa sia successo. Comunque, questo FIFA è veramente strano. La Lazio 102 punti.
Il video comunque finisce qui, vi ricordo di seguire su Instagram Star Casino Sport. Noi ci vediamo settimana prossima, un bacione, ciao ragazzi!